Bentrovati, buon caffè a tutti, buon caffè Ezio. Ciao Massimo, buon caffè a te, buon caffè a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Alla faccia dei giovani, perché devo dire Thiago Motta non risparmia le sorprese, anche perché di un altro giovane trattasi tra i convocati, Anghelé, attaccante classe 2005, che ha già giocato nella scorsa stagione con la Next Gen. E beh, il suo idolo è Dybala, la profezia di Montero che disse: questo è un grande ragazzo, talento. E sì, beh, alla fine, insomma, si procede su questa strada, no? Coerente, perché ha sempre detto di convocare e far giocare chi merita. Esatto. Anghelé non è una sorpresa, insomma, veste la maglia juventina da quando aveva 14 anni, ha già vestito anche quella della nazionale under 19. È un fantasista che ama giocare sulla fascia destra e accentrarsi. Montero lo ha definito un ottimo talento, e poi questa cosa combinata con la penuria di attaccanti, perché in attacco la Juve si presenterà a Bentegodi di Verona, come ricordiamo, con i soli Vlahovic, il Diz, Bangula e appunto Anghelé, anche per l'impossibilità di poter presentare già domani sera Nico Gonzalez Certo. e Francisco Conceição, perché non c'erano i tempi tecnici sufficientemente ampi per poterli iscrivere per questa partita, Massimo. Sì, dunque, tra l'altro, seguendo il campionato, vabbè, Inter che vince, Toro che è in questo momento a minuti di recupero, ma è 2-1 nei confronti dell'Atalanta. Sarebbe singolare, Ezio, una circostanza, no? Che la Juventus domani vince, si verifica una cosa, punteggio pieno, no? Riassumila tu. Nel momento in cui stiamo registrando, siamo alle battute finali di Torino-Atalanta, una partita che Torino sta vincendo 2-1. in un clima, una partita iniziata, anzi, che prima ancora di iniziare e poi anche durante la stessa è stata giocata anche in un clima di contestazione verso il Assolutamente. presidente Urbano Cairo. E se dovesse finire come il risultato recita in questo momento, non ci sarebbe nessuna squadra a punteggio pieno, a meno che, anzi, le uniche due che potrebbero terminare la giornata con 6 punti sono, tra le altre cose, proprio le due che si incontreranno a Verona domani sera, vale a dire l'Hellas Verona e la Juve. Noi chiaramente speriamo che sia la Juve a concludere la Ah sì. giornata da capolista solitaria, e tra l'altro essere primi da soli dopo solo 2 giornate è abbastanza un inedito, Vero. e bisognerà fare molta attenzione, Massimo, perché stiamo assistendo a una cosa che inedita non è, vale a dire che le squadre più piccole stanno cercando di partire a mille e mettere fieno in cascina quanto più possibile, perché ovviamente le squadre più blasonate, quelle con più ambizioni, quelle che disputano le coppe, chiaramente debbono arrivare fino in fondo ad una stagione lunghissima, e normalmente non partono mai già a tutto regime o al massimo della forma, e questo è stato dimostrato anche ieri dall'Udinese, che ha battuto la Lazio, dal Parma, che ha battuto il Milan, e oggi
Abbiamo un Torino che mi confermerai magari prima di chiudere il collegamento, che batte l'Atalanta, e un Venezia che sta pareggiando a Firenze. Per cui la partita di Verona è un trappolone, è un trappolone al quale ci presentiamo a ranghi estremamente ridotti su un campo, l'ha ricordato anche Thiago Motta in conferenza, ove mi pare che negli ultimi 5 anni si sia vinto una sola volta, e pertanto certamente non sarà una passeggiata di salute, ma è l'occasione per lanciare immediatamente un segnale al campionato che la Juve è tornata, è veramente ghiotta, e io davvero auspico che questa occasione non venga sciupata, per quanto Verona abbia dimostrato nel turno precedente contro il Napoli di essere una squadra assolutamente non arrendevole. Ma allo stato attuale siamo sempre sul 2-1, 98esimo del primo tempo, dati molti minuti di recupero. Questo è quanto, insomma. Domani non mancata la nostra live, 20:45 inizio partita, giusto Ezio? Sì, esatto. Quindi noi saremo qui dalle 21:30, come sempre. Vi ringraziamo, prego. Beh, facciamo altresì presente in chiusura che a margine dell'incontro, Percassi, Ecco. pensa un po' te alla casualità delle cose, ora che la Juventus ha qualche possibilità di ingaggiare Sancho e quindi magari anche di poter riflettere sull'opportunità Finita, finita, di finita, eh. insistere su Comenas, Ecco, scusami Ezio, è ha finita. perso. Scusa Ezio, è finita. Torino batte Atalanta 2-1. Finita in questo Molto momento. bene, molto Prego. bene. Ha perso alla cessione, naturalmente dicendo che avrebbero voluto tenere tutti, ma sono un po' stati un po' costretti, ecco, a dover prendere decisioni. In ogni caso, decideranno per il bene dell'Atalanta. In buona sostanza, stanno dicendo lo venderemo. Bene, va. E ve lo venderemo. E a questo punto, guarda, io fossi nella Juve, li terrei sulla corda fino all'ultimo giorno, Massimo. Assolutamente, completamente d'accordo. Allora, ci vediamo domani, consueti aggiornamenti. Iscrivetevi al canale, mandate like in giro, grazie a tutti. Sì, un cordiale ringraziamento per l'attenzione a tutti quanti, un buon proseguimento di domenica, che la forza sia con voi. A lungo.